Oggi, tra l'altro, sui giornali è uscita anche la notizia da parte di RFI che sicuramente non aprirà i cantieri questo autunno, almeno così riportava il Corriere di Brescia, rimandando il tutto all'anno prossimo e confermando quanto dicevamo anche noi nel momento in cui c'è stata questa prima delibera del CIPE del 10 luglio. Appena uscita avevamo detto che comunque l'iter autorizzativo è tutt'altro che concluso, ci sono diversi passaggi amministrativi ancora da dover compiere, tra questi il passaggio alla Corte dei Conti per la verifica della sostenibilità economica, tutte le varie pratiche di esproprio, la conclusione del progetto esecutivo, dove appunto anche CEPAV2 deve chiarire tutti quanto nel progetto finora presentato è rimasto in dubbio e ratificare tutte le modifiche che ha annunciato avrebbe fatto. Voi come comitati comunque proseguite nell'ostacolare questo progetto? Assolutamente sì, il 7 ottobre saremo in piazza Calcinato, proprio nel comune dove sembra vogliano aprire i primi cantieri, abbiamo in corso tutta una serie di ricorsi legali che continueranno anche a moltiplicarsi col procedere dell'iter autorizzativo, nel senso che abbiamo già pronto sia un ricorso alla Corte dei Conti, ovviamente con riferimento anche all'analisi che è stata presentata ieri in conferenza stampa a Roma. Impugneremo sicuramente i procedimenti di esproprio, impugneremo ancora anche gli ulteriori passaggi in cui andrà incontro, diciamo così, il progetto. Definitivo c'è solo la volontà politica del governo che vuole andare avanti a tutti i costi con questa logica delle grandi opere che sinceramente non sta proprio più in piedi, lo dimostra anche quest'ultima analisi che ha dimostrato come i conti per quello che riguarda l'alta velocità tra Brescia e Padova siano assolutamente fuori luogo, che i benefici che quest'opera comporterà rispetto ai costi che la collettività dovrà affrontare sono addirittura in rosso di 4 miliardi, per cui evidentemente non c'è più nessuna ragione tecnica per andare avanti con questo progetto.